I nostri problemi, voglio dire, la prima cosa sono i permessi di soggiorno, perché se i ragazzi veramente stanno in difficoltà e non riescono veramente ad emergere, perché proprio abbiamo un problema sul permesso di soggiorno, che purtroppo da troppo tempo restano in attesa per il rinnovo. Quindi questo problema deve essere risolto a livello della questura. Senti, faccio una domanda, c'è anche una discussione a livello nazionale sullo Ius Scholae, sul dare la cittadinanza ai bambini che hanno fatto la scuola in Italia per tanti anni. A Napoli com'è la situazione? Diciamo, tu parli anche con le mamme, con le famiglie che vogliono, insomma, che i loro bambini siano nati qui, vadi a scuola qui e quindi poi diventino italiani. Va bene, a prescindere dalla scuola. Questi ragazzi non sono stranieri. Sono italiani, ecco, non sono neanche immigrati di seconda generazione, perché non hanno mai immigrati. E penso che è nel loro diritto, ecco, il diritto di avere una cittadinanza, di essere cittadini. No, io penso che è una cosa che, ecco, non bisogna aspettare che ci sia o scuola o quello o quell'altra. A prescindere da tutto quello che gira intorno, voglio dire, alla vita di questi ragazzi, dobbiamo riconoscerli come italiani. È un'umiliazione, secondo me, perché questi ragazzi, questi giovanissimi che stanno con i loro coetanei, che non riescono ad avere gli stessi diritti, penso che, ecco, è da riflettere per tutti.